Vediamo se riusciamo ad imparare una cosa o due sulle iperboli. Iperbole. Iperbole. Di tutte le sezioni coniche, questa è probabilmente quella che confonde di più la gente, perché non è molto facile da disegnare come il cerchio e l'ellisse. Devi fare un po' più di algebra, però spero che nel corso di questo video ci prenderai confidenza e vedrai che le iperboli in qualche modo sono più divertenti di tutte le altre sezioni coniche. Quindi, giusto come revisione, voglio farlo solo in modo che tu veda la somiglianza nelle formule o nella forma standard delle diverse sezioni coniche. Se hai un cerchio centrato su zero, la sua equazione è x quadro più y quadro uguale r quadro. E abbiamo visto che potrebbe anche essere scritto come, e lo sto facendo perché ti voglio mostrare che è proprio come l'equazione standard di un'ellisse, eh? Se dividi entrambi i lati di questo per r quadro, ottieni x quadro su r quadro più y quadro su r quadro uguale 1. E quindi questo è un cerchio. Cerchio. E di nuovo, giusto come revisione, un cerchio, tutti i punti del cerchio sono equidistanti dal centro. O in questo caso puoi tipo dire che l'asse maggiore e l'asse minore sono alla stessa distanza, cioè che non c'è distinzione tra i due, stai sempre alla stessa distanza dal centro. Quindi questo qui era un cerchio. Un'ellisse è praticamente questo, però questi due numeri potrebbero essere diversi, perché la distanza dal centro potrebbe cambiare. Quindi è x quadro su a quadro più y quadro su b quadro uguale 1. E questa è un'ellisse. E per adesso la parabola la salto, perché la parabola è un caso abbastanza interessante, la approfondisco in un video in futuro. Però la formula di un'iperbole va molto vicina a questa qui. E ci sono due modi in cui puoi scrivere un'iperbole, e te le faccio in entrambi i modi. Perciò potrebbe essere scritta sia come x quadro su a quadro meno y quadro su b quadro uguale 1. E nota, l'unica differenza tra questa equazione e questa equazione è che qui invece di un più x quadro abbiamo un meno y quadro. Quindi questa sarebbe un'iperbole. L'altro modo sarebbe se il segno meno stesse dall'altra parte, cioè se fosse y quadro su b quadro meno x quadro su a quadro uguale 1. E quindi adesso il meno sta di fronte al termine x quadro invece che al termine y quadro. Adesso quello che voglio fare è cercare di capire come disegnare il grafico di queste due parabole, di questi due iperboli. Magari facciamo entrambi i casi. Un sacco di libri di testo, anche se cerchi sul web, ti danno le formule, eh? Però queste formule non è che mi piacciono. Uno, perché me le dimentico sempre, te le dimentichi immediatamente dopo aver fatto il test. Magari te le vuoi imparare giusto per fare il test un po' più velocemente, però te le scordi. E la seconda è che probabilmente ti ci confondi, perché a volte usano sempre la A sotto la X e la B sotto la Y, alle volte usano sempre la A sotto il termine positivo e la B sotto il termine negativo. E quindi se le impari soltanto a memoria e dici A diviso B, questa è la pendenza dell'asintoto e tutto il resto, magari finisci che usi A e B sbagliate, quindi ti incoraggio sempre a farti le dimostrazioni, ed è quello che faremo qui. In realtà non ci metteremo nemmeno tanto. Allora, queste qui sono entrambe le iperboli, e quello che mi piace fare ogni volta che vedo la formula di un'iperbole è risolvere y. Quindi in questo caso, se sottraggo x quadro su a quadro da entrambe le parti, fammi cambiare colore, ottengo meno y quadro su b quadro, quello rimane lì, è uguale a 1 meno x quadro su a quadro. E poi vediamo, mi voglio sbarazzare di questo meno e di questo b quadro, quindi moltiplichiamo entrambi i lati di questa equazione per meno b al quadrato. Ok? Quindi se moltiplichiamo il lato sinistro per meno b quadro, il meno e la b quadro vanno via, e resti solo con y al quadrato. È uguale a meno b quadro, perché ho moltiplicato per questo qui, e poi questo meno per meno fa più, e quindi diventa b più b quadro su a quadro, x quadro. Ci siamo quasi. E poi ottieni y uguale, e lo sto facendo apposta, più o meno la radice quadrata, perché può essere più o meno la radice quadrata, di, questi scambiamoli, almeno ho il prima al termine positivo, e quindi viene b quadro su a quadro x quadro meno b quadro. Adesso
mi dici, avevi detto che era semplice, però lo sto risolvendo, sembra una cosa davvero complicata, però ricordati, lo stiamo facendo solo per capire gli asintoti dell'iperbole, giusto per tipo dare un senso a dove stiamo andando, quindi fammelo fare qui. Allora, un'iperbole, se questa è la x e questa è la y, qui hai due asintoti, e gli asintoti sono queste linee a cui l'iperbole poi si avvicinerà, ok? Quindi questi sono i due asintoti. E hanno una pendenza opposta, ok? Uno ha la pendenza opposta dell'altro. Oh, adesso ti mostro tra un secondo quale delle iperboli è, perché l'iperbole o può essere fatta così, che si avvicina all'asintoto mano a mano che vai verso l'infinito, ok? L'asintoto non lo tocca mai, quindi io l'ho disegnata male. Ti avvicini sempre di più, sempre di più, sempre di più, ok? All'asintoto. E quindi potrebbe essere fatta così, che si apre a destra e a sinistra, oppure potrebbe essere fatta in quest'altro modo, che si apre sopra e sotto. E di nuovo, mano a mano che vai verso infinito, asintoto significa semplicemente che tu ti avvicini sempre di più a queste linee, però non le tocchi mai, ci arrivi infinitamente vicino mano a mano che x diventa grande o mano a mano che x diventa infinitamente piccolo. Quindi adesso pensiamo a che cosa succede quando x diventa infinitamente grande, ok? Quindi mano a mano che x si avvicina a infinito. Ok, quindi, perciò quando x si avvicina a infinito, o x si avvicina anche a meno infinito, quindi dico più o meno infinito, non importa perché quando prendi un negativo lo levi al quadrato, quindi questo numero diventa davvero enorme quando ti avvicini a infinito, ok? O sia positivo che negativo. Imparerai di più su questo quando faremo i limiti, però insomma penso che sia intuitivo che questo diventa un numero enorme. Questa è semplicemente una costante che rimane la stessa, no? Quindi quando x si avvicina a infinito positivo o negativo, quando diventa grandissimo, y sarà più o meno. Più o meno è all'incirca, non mi sa che questo è congruente, non lo so, aspetta, la notazione me la dimentico sempre, ok, circa, ok, questo significa non esattamente, approssimativamente uguale a, ok, quindi quando x si avvicina a infinito, questo sarà circa uguale a più o meno la radice quadrata di b quadro su a quadro per x quadro, ok? E questo, adesso la radice quadrata la puoi fare, prima non la potevi fare di questo qui, la radice quadrata, però di questo qua puoi. Quindi questo è uguale a più o meno b su a x. E questo ci dice essenzialmente quali sono i due asintoti, quindi la pendenza di un asintoto sarà b su a x, questo potrebbe darti b su a x, e l'altro sarebbe meno b su a x. Farò qualche esempio in cui sarò più chiaro, insomma, ma adesso sappiamo come sono fatti gli asintoti. Si tratta di queste due linee qui, perché questa retta è più b su a x, y uguale più b su a x, diciamo che è questa qui. Quindi questo asintoto qui è y uguale b più b su a x, lo so che non si legge però. E poi l'asintoto inclinato invece verso il basso, potremmo dire che sia la y uguale a meno b su a x. Quindi questi qui sono i due asintoti, però ancora dobbiamo capire se l'iperbole si apre a destra e a sinistra oppure se si apre sopra e sotto. E qui ci sono due modi per farlo. Uno dici, beh, questa è un'approssimazione, ok? Questa è quella a cui ti avvicini quando x tende a infinito, però vediamo qui che anche quando x tende a infinito saremo sempre un po' più piccoli di quel numero, perché stiamo sottraendo un numero positivo da questo, quindi stiamo sottraendo un positivo da tutta questa faccenda, quindi saremo sempre un po' più in basso dell'asintoto, specie quando siamo nel quadrante positivo. Giusto? Quindi a me è così che piace farlo. Penso, stiamo sempre, almeno nel quadrante positivo, diventa un po' più confuso quando vai nell'altro quadrante, però stiamo sempre un pochino più in basso rispetto all'asintoto, quindi ci avviciniamo dal basso. E dato che sai che stai lì, come questo si avvicinerà dall'altra parte, quindi dal momento che si apre a destra si aprirà anche a sinistra. E quindi sarà fatta così. L'altro modo di testarlo, e forse questo è un po' più intuitivo per te, è capire nell'equazione originale x o y possono essere uguali a 0. Perché quando apri a destra e a sinistra, nota che non arrivi mai a x uguale a 0. Arrivi a y 0 qui e qui. Però non arrivi mai a x uguale a 0. E in realtà il tuo insegnante potrebbe anche farti scrivere questi due punti e sostituirli, però puoi semplicemente guardare l'equazione originale. In realtà potresti anche guardare questa equazione qui. Questa qui. Può mai x essere uguale a 0? Se guardi questa equazione, se x è uguale a 0, questo intero termine si annulla e ti resta soltanto meno b quadro, che è prendi b quadro e poi ci metti un segno negativo di fronte, e quindi diventa un numero negativo, e poi prendi la radice quadrata di un numero negativo. Adesso noi non stiamo lavorando con i numeri immaginari, quindi non puoi avere x uguale a 0.
Però y non potrebbe essere uguale a 0, no? Potresti impostare y uguale a 0 e risolverla. Quindi in questo caso facciamola. Se metti y uguale a 0 diventi 0 uguale radice quadrata di b quadro su a quadro x quadro meno b quadro. Elevi entrambe le parti al quadrato. Ottieni b quadro su a quadro x quadro meno b quadro uguale 0. Lo so che è incasinato, eh? E quindi poi ottieni b quadro su a quadro x quadro uguale b quadro. Potresti dividere entrambi i lati per b quadro, suppongo, quindi qui hai un 1 e un 1, e poi potresti moltiplicare entrambi i lati per a quadro, e quindi ottieni x quadro uguale a quadro, e quindi poi ottieni x uguale a più o meno la radice quadrata di a. Perciò a questo punto, questo è il punto a, a0 e meno a0. Adesso torniamo all'altro problema. Ho la sensazione che potrei aver finito il tempo. Quindi nota che quando il termine x era positivo, la nostra iperbole qui, eccola, si apriva a destra e a sinistra. E probabilmente potresti capire dal ragionamento deduttivo che invece quando il termine y non è positivo, che in questo caso qui, probabilmente si aprirà sopra e sotto. Però dimostriamocelo. Allora, risolviamo y. Quindi ottieni y quadro su b quadro, sommiamo x quadro su a quadro entrambe le parti, quindi ottengo x quadro su a quadro più 1. Adesso moltiplico entrambi i lati per b quadro, quindi ottieni y quadro uguale a b quadro su a quadro per x quadro più b quadro. Devi distribuire la b quadro, eh? Adesso fai la radice quadrata, cambio colore, quindi a y uguale a più o meno la radice quadrata di b quadro su a quadro x quadro più b quadro. E di nuovo, ho finito lo spazio. Vabbè. Possiamo usare lo stesso argomento che come x si avvicina a infinito, quando x approccia infinito, più o meno, quindi infinito positivo o negativo, questa equazione, questa b, questo piccolo termine costante, qui non è che conterà poi più di tanto, farai giusto la radice quadrata di questo termine qui, che essenzialmente quindi è b su a x, o meglio più o meno b su a x. E di nuovo, questi sono gli stessi due asintoti, quelli che li ridisegno qui, questa retta e questa retta. Però in questo caso siamo sempre un po' più grandi rispetto agli asintoti, perché ci sommiamo un termine. Quindi nel quadrante positivo ci dice che staremo lassù e poi qua giù. Un altro modo di pensarci, in questo caso quando l'iperbole è un'iperbole, la puoi chiamare iperbole verticale, insomma, laddove si apre sopra e sotto, puoi notare che x potrebbe essere uguale a 0. Però y non potrà mai essere uguale a 0, e anche questo ha un senso. Perché se guardi la formula originale qui, questa qui, x potrebbe essere uguale a 0. Se x è 0, questo si annulla e puoi risolvere y. Però se y fosse pari a 0, avresti meno x quadro su a quadro uguale 1. E poi avresti, se lo risolvessi, otterresti x quadro uguale meno a quadro. E non trattiamo numeri immaginari, quindi non puoi fare il quadrato di qualcosa, no? Non puoi ottenere un numero negativo, quindi di nuovo questo sarebbe impossibile. Quindi questo è un altro indizio che ti dice che si apre sopra e sotto, perché in questo caso y non potrebbe mai essere uguale a 0. In ogni caso potresti essere un po' confuso perché sono rimasto astratto con le b e le a, però nel prossimo paio di video ti farò un po' di problemi dove disegniamo un po' di ellissi, di iperbole e di cerchi con i numeri veri. A presto!